Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Saints Row. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata dove stiamo tremando. Ci siamo lasciati le scorse puntate con l'ottenimento della nostra base, l'ottenimento di terreni, ma soprattutto di missioni dedicate ai nostri compagni. Missioni che oggi continueranno perché abbiamo, come avevo detto, l'auto di Nina, la minaccia idol che è quella per Kev, il reclutamento aggressivo e la polvo consulta. Allora, il reclutamento aggressivo mi sembra qualcosa di alto guadagno, ma soprattutto che ci farebbe partire effettivamente col gioco. Però io prima punterei magari a completare anche la seconda missione per Eli, così siamo a posto anche con lui. E le altre missioni vediamo. Iniziamo con la polvo consulta. Che palle però sto box nero. Una patch ci vuole, gioco. Una patch, Dio mio. Basta che io se metto 0 o 1, perché indichiamolo, se metto 1 o 0, io voglio che l'opacità rimanga così per sempre, per tutto il resto del cazzo di gioco. Guardala che non se ne va. Guarda, perché devi fare così? Everything okay? It's better if I tell you in person. Va bene. Fammi prendere un veicolo, poi arrivo. Oh no, non l'ho fatto finire di parlare. Scusami, Eli. Comunque, mi ha detto di raggiungerlo al negozio di hobby. Ma chissà, magari ha trovato un modo per imparare a sparare meglio. Può essere. Eccomi qua, Eli. Dove sei? Dove ti trovi, amico? Eccolo qua. Come cazzo ti sei vestito, Eli? Holy shit, what are you wearing? Should I be concerned? Well, the dust moot event is upon us, and I need to join a house if I want to see the best action. Were those real words? What's a dust moot? Get in the car and I'll tell you on the way. Okay. Dobbiamo per forza usare la tua macchina merdosa, Eli. Ti prego, perché? Vabbè, ce n'è una magari più veloce, tipo questa? Ecco fatto, sali su, Eli. Bravo, ragazzo. The dust moves to citywide LARP I do every year. I applied for a dust storm, but they said I don't have enough XP. Slow down there, pal. What the fuck's going on? Ancora, ancora. Oh, like wizards and shit. Wizards and shit. More of a post-apocalyptic meets Knights of the Round Table. And you want to join House Dust Storm, which is a building? Think of it like a team. Ah, but they won't let you join, so you want me to bust some heads. No, I just need someone to grind with. Don't we all? Not like that. Like grinding for XP, so... certo. Per expare, come no? Okay. First things first. Let's get you suited up. What's wrong with my current duds? Thou lookest like a knave in thy garments. And real weapons are forbidden on pain of banishment. Certo. Why aspetta. Are you talking like that? I'm in character. Che belli. Oh, lo sapevo, aspetta. I know the best place to procure weapons. Lo sapevo che un pezzo degli scacchi me lo sarei portato a casa. Sarebbe stato bello averli tutti. Quelle statue no, invece? No, peccato. Pensa che è bello avere quelle statue davanti casa, ti prego. Sarebbe stato fighissimo. Va bene, vediamo che cosa hai in serbo per noi. Look at all this amazing material they just threw out. Ecco fatto. Classy cardboard and fabric remnants. Exactly. Esatto, va bene. Vediamo il nostro nuovo vestito. Now, to don thy armor. Let's don away. Mi aspetto già. I'll just put this here. Vediamo. Guarda, non so cosa aspettarmi davvero. Your first LARP outfit. Wow, che bella. The last of my duct tape, but it was worth it. At least it's comfortable. Here, this is the LARP weapon I used when I started out. I like to pass it on to you. Oh, grazie. Thank thee. No, è una pistola giocattolo. Ok. È una pistola Nerf. Oh no! L'ho ucciso e ho fatto i confetti. See, the whole city plays the dust move. They got a worthy death, they get on with their day. Weird, but cool. Now you're ready to play. Let's go join House Dust. Fingo di morire, aiuto. Perché? Certo, guarda. Passiamo dalle missioni serie di conquista della città e creare un impero criminale a giocare a un finto Dungeons and Dragons vestiti di cartone. My old CO Gwen?
Yeah. Ah, c'è pure Gwen che ci gioca sta minchiata. Wait, she never mentioned it? LARP is like the only perché avrebbe dovuto Eli anche te però. Ah, ottimo. Really ruffle her feathers if we won. Allora, vorrei dire che le dovremmo sparare in faccia un giorno. Per tanti motivi. Perché ci ha fatto licenziare. No, beh, non è stata colpa sua, però ci hanno licenziato e tutto il resto. Direi che è un'altra ragione in più per spararle in faccia questo gioco ora. No problem. No actual killing of players. Va bene. Fine. Fine. Aspetta, altro oggetto viola da fotografare. Ecco qua. Oh, fermo! No, questa è la statua che c'è sulla copertina del gioco, il cowboy cactus. Ma che figo! No, questo lo mettiamo davanti casa sicuro. Questo ce lo mettiamo davanti casa sicuro, visto che è, diciamo, ha un significato. Ha un significato importante. Va bene. Now thou must face the warriors of House Tapeworm. House what now? Tapeworm. What happened to Duststorm? We're gonna set a tapeworm beacon on fire. Then Duststorm will have to let us join. Okay. This game requires strategy. Aiuto. Why don't I just shoot whoever? La mia macchina. Shoot. LARP shoot. Ah, vabbè, tanto siamo arrivati, dai, 170 metri. Forza Eli, ce la facciamo. Ruberemo la macchina a qualcuno. Ma quello è un gigantesco pettine? Perché c'è un gigantesco pettine? Non lo so. Deve essere una battuta che io non ho capito, forse? Let's park and walketh on foot. Parcheggiamo che cosa, Eli? La nostra macchina è già parcheggiata all'inferno. Ah, Dio mio. Questo tizio gioca pure lui? No, è al telefono. Do mine eyes deceive me? What brings Elijah the wise Elijah to the land of tapeworm? Seek ye to join with the great worm? Certo! Hey, I am here on behalf of House Duststorm. Lies! We know thou art houseless. Dust. Ma quando avrò dato fuoco alla vostra pira, lo sarò! Once we torch thy beacon. Yeah! On guard, shitlords! Felloni di merda! Aspetta! Ho altre armi! Allora, la balestra è figa e fa danno. Non abbastanza, purtroppo, da uccidere con un colpo solo, ma ehi. Aspetta, devo provare il triangolo. Vieni qui. Stai fermo. Ecco fatto. No, gli abbiamo strappato il cuore dallo sterno per finta. Va bene. Diamo fuoco a sta roba. Ecco fatto. Dai. Ma pensa che è bello fare la fotografia a questa scena. Scusami, a questo punto non posso fargli la foto davvero? O mi appare sempre la scritta? No, mi appare sempre la scritta là davanti, uffa. L'avrei fatta volentieri. Venite qui, pelloni di merda. Mi picchio con un osso finto, forse. Spero sia finto. Spero per loro sia finto. Venite qui. Così risparmio anche munizioni. My comrades will avenge me. Certo, come no. Intanto io vi sparo tutti in faccia. Mi fa ridere che le uccisioni fa il suono. Fa il suono della trombetta, Dio mio. Mi fa ridere quanto ci credano. Vieni qui. Aspetta, aspetta, aspetta. Mi fa ridere che comunque ci spariamo per gioco, però intanto i calci in faccia sono veri. Aspetta, ecco fatto. I calci in faccia sono più che veri e fanno veramente male. Questa cosa mi fa alquanto ridere. Ho appena shottato un tizio con una balestra. Dove sei? Aspetta. Ui. Ma porca, vieni qui. Hai rotto. Smettila. Oh, che cazzo. Now we just need to inform Fort Duststorm. We could do that, or we could start our own house. Be thine own lord. Sounds nice, but we need fermo. Scendi da qui. C'è una moto da cross, prendiamo quella, Eli. All the duct tape in the city to keep people from doing exactly that. It's a cheap move, but technically legal. So, we storm their fort and take their blood. Dai, su, sali. Really? Verily.
Dai, creiamo il nostro casato allora. What do we call our house? Non lo so. Good name. Something inspiring. House. Qualcosa sand con la sabbia. Sand something. Sandy. Kraken. Yes. Ooh, calmo. Seriously? We're Sandy Kraken. I have. We are Sandy Kraken. Dio mio. Ok, questa è stata un po' una mossa del culo. Sali su. È stata un po' una mossa del culo. Mi tiri su quella moto, per favore? Ecco, super controllo aereo. Oh, bella. Doppie campione all'indietro. Beh, certo. Allora, passiamo sui tetti. Ecco, fa. No. Oh no, Eli, dove sei? È caduto Eli, qualcuno lo prenda. Eli? Come? Come è finito? Non lo so. Va bene così, guarda. Poverino, sbattuto la testa, è morto. Comunque, guarda che figo. Hanno fatto un vermone gigante fatto di tubi. Complimenti. Ecco fatto. Let me do the talking. Ci vogliamo unire. Noi. Elijah the Wise and Meko. What's your character's name? I don't know. And Bossonius the Bloody. Bossonius. Had thee here. I wish to join with the great worm. Yes. Corbezzoli. And rejected the ways of the dust storm? Aye, they are dicks and I shall rejoice when they teste di cazzo. Enter friend. We shall watch their destruction together. Together. Va bene, oh, arrivo. Play cool until I give the signal. Facciamo finta di nulla, ci vogliamo unire ai vermoni. Wait for it. Attack! Your ecco fort fatto. Just got preggers. Treachery! Sì, anche voi non è che siete proprio furbissimi, fra. This battle scarred you. Non siete proprio furbi a far entrare uno che dice vuoi unirmi a voi. I shan't hold back. Ecco fatto. Oh, i proiettili saranno anche finti e tutto il resto. I soldi sono più che veri. E anche i calci. Non so perché un po' mi dà una sensazione di Borderlands tutto ciò. Vabbè che anche Borderlands più o meno è così, effettivamente. Terre desolate, uomini vestiti a cazzo di cane e tutto il resto. Però... ehi, da dove spa... ah, da qua. Pow, pow. Dio mio. Quanto ci credono. Ecco fatto. Aspetta, ecco fatto. Oh, che il gioco sarà pure finto. I soldi però... me li prendo veramente. Mi fa ridere il suono della trombetta, ti giuro. Aia, chi mi ha colpito? I am Bossonius, the badass. Sono Bossonius. Io intanto continuo a sparare con la pistolina perché è l'arma più veloce e mi sembra anche la più efficace delle due. Certo, la balestra fa male. La balestra fa sicuramente male, ma è troppo lenta. Ecco fatto. Tanto, ecco, come dicevo, raccogliamo tutti i soldi. Ecco fatto, dammi tutto che... Show thyself, villain! Io accetto tutto, credimi. Vieni qui. Bastardo. Ricarica. Ecco fatto, ne manca solo uno. Bravo, Elijah. The worm's treasure hoard must be close. Check on yonder pedestal. Ok, dammi un secondo. Cos'è Legend of Zelda? Parava 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 parava. Just ammo, no duct tape. Ok, dobbiamo cercare altre casse. Vediamo le altre casse allora. Tipo, eccone qua una con i bottle caps, no. Citazioni a Fallout. Why is there a box of bottle caps? Perché se fossimo in un altro gioco ora saremmo ricchi. A meno che non hai usato il mio trucco per moltiplicare i tappi, allora lì, beh. Ta-da-da, ta-da-da-da. Hey Eli, what's this $2.99 stuff? Tis but a microtransaction. Microtransazione. Check thine coin purse for funds. Ah beh, grazie.
Vediamo, ce n'è un'altra qui. Mimic. Mm. Don't fucking touch that. That's non lo tocco, tranquillo. Okay, calm down. I won't touch. Ok, però non si sveglia neanche. Speravo fosse vivo. The loop must be in the belly of the great tapeworm itself. Dov'è? Là dentro, eh? Va bene, ci penso io. I shall enter through its gullet. And I shall wait here, for I'm claustrophobic. Perché sono claustrofobico. Eli, tu perché sei qui in tutta questa avventura? Dio mio. Ah, Eli. Tu sei il classico amico che viene trascinato nelle situazioni di merda e poi è quello che ne viene consumato peggio. Dio mio, poveraccio. Ai ai ai. Ecco, fatto. Mi fanno ridere. My life was not wasted. My life was not wasted. Dai, spara quella sacca di schifo. Là. Chissà che cazzo ci hanno messo dentro poi. Ecco, fatto. Ultimo giro. Ah, bene, il tizio è caduto. Tra l'altro anche noi se cadiamo c'è un container che ci fa risalire. Ecco fatto. Aia, bastarda. Una ricarica veloce. One moment reloading. One moment reloading. I don't want to die. E invece sei appena morto con un calcio in faccia, quindi potresti essere morto per davvero, per quanto ne sappiamo. Ecco fatto, grazie delle munizioni. Pipì. I have seen my death. This is it. Is it? Dai. Pipì. Blast, I must reload. Certo, come no. Guarda, ti lascio anche il tempo di reloadare. E tu sarai l'ultimo nemico a cui strapperò il cuore. Speravo di strappargli il cuore, non di fare finto a pugni. Dai. Ecco qua. Ho trovato lo scotch, Eli. This is a shit ton of duct tape. Now, fell beast, void me from thy fundament. Aia, che male. Speravo di usarla tutta l'area io. Got the duct tape? I guess we're gonna create our own house. Beh, sì. Together we shall burn Gwen and House Phoenix into ash. And have a fun bonding experience. E socializzare. Yes. Che è anche importante. Facciamoci degli amici. La polvo consulta. Perché? Lai, porca puttana. E abbiamo sbloccato. Oh no, non ho visto. Abbiamo sbloccato però le armi, immagino. Potenza combattimento amico, la salute e la forza di combattimento di Eli sono aumentate. E il Castle Kraken ora disponibile nella mappa dell'impero. No, aspetta. Costruisci e completa per sbloccare la prossima missione del polvo guerrieri. Ti prego, voglio costruirlo adesso. Voglio costruirlo adesso. Allora, saliamo di sopra e andiamo a costruire il Castle Kraken. Mmm, bello croccante lui. Allora, dove possiamo costruirlo? Io direi di farlo da queste zone dove eravamo adesso. Vediamo le altre però. Allora, non voglio costruire un castello di cartone sinceramente in mezzo alla città. Non mi piacerebbe. Tipo, in queste zone ancora. Qua ok, qua no, assolutamente sul ponte. Qua no, è troppo bello. Peggio che peggio. Però qua, che siamo già vicini al deserto, dove eravamo adesso, potrebbe essere una bella idea. E facciamo il Castle Kraken. 30.000 dollari, 36.000 i nostri soldi. Andiamo. Completi banda polvo guerrieri, aspetta, costume del polvo guerriero. Poi, cos'altro abbiamo sbloccato? Il D20, no, ti prego, dove lo posso mettere il D20? E il Dastrier, che era la macchia probabilmente di Eli. Dai, andiamo. Senti, Kraken. Eccolo qua. Con il D20 messo lì. No, è bellissimo. Castle Kraken della sabbia.
School thyself in the mysteries of che bello con il logo dei Saints messo là sopra. Heraldor the sage. Master of law and wise counselor. He paveth our road to victory. Certo, personaggio uscito direttamente da Fallout 4, dimmi. Hail Bossonius! Lore Master, we seek your counsel. The Kraken shall sit upon the dusty throne. So says the prophecy. Certo, citazioni a Game of Thrones. Patience, Bossonius. We must first gather strength. I will not. Hai ragione, dovrei reclutare più gente. We shall attack, and our courage will draw the bravest warriors to our cause. A bold plan, but how? We lit the beacon of House Tapeworm and defeated their armies. È una bella idea. Accendiamo le pire e facciamogli vedere chi siamo. The Phoenix and the Dust Storm. È un'idea. Is as you say. Then let us find their beacons and light them and prove we are worthy of the prophecy. Come dici, capo? Va bene. No, ma il diventi là sopra è bellissimo. Allora, è un po' anticlimatico tutto sto castello fatto di cartone messo qua in mezzo. Però il concetto è bello e quel diventi lo voglio in casa mia ora. Quindi signori, vi ringrazio a tutti per avermi seguito come al solito se avete seguito. Se volete dirmi qualcosa sempre qua sotto, noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!